Ciao bambini, oggi parliamo, facciamo la spiegazione di un altro tipo di energia che è l'energia elettrica. Se noi ci ricordiamo, la materia è formata da atomi. Gli atomi di cui è costituita la materia sono formati da delle particelle piccolissime, gli elettroni, i protoni e i neutroni. Qui a sinistra vediamo un'immagine di un atomo con la presenza di queste piccole particelle. Gli elettroni, come vedete, possiedono una carica elettrica negativa, i protoni possiedono una carica elettrica positiva, i neutroni invece sono privi di carica elettrica. Se i protoni e gli elettroni si trovano nello stesso numero, allora l'atomo si definisce neutro. Se il numero degli elettroni diminuisce, allora l'atomo si carica in modo positivo, perché il numero dei protoni è maggiore rispetto agli elettroni. Viceversa, se invece aumenta il numero degli elettroni, allora l'atomo si carica in maniera negativa perché gli elettroni sono di più rispetto ai protoni. Per ristabilire una situazione di neutralità, gli elettroni si spostano dai corpi con carica negativa ai corpi con carica positiva. Questo spostamento degli elettroni determina, crea, genera la corrente elettrica. È sufficiente strofinare tra di loro due oggetti fatti di materiali diversi affinché ci sia un passaggio di elettroni dall'uno all'altro materiale, all'uno all'altro oggetto. Possiamo fare l'esperimento come questo qui a fianco. Ad esempio, possiamo ritagliare un pezzo di carta e suddividerlo in tanti piccoli pezzettini. Possiamo strofinare una cannuccia su un panno di lana. Se avviciniamo la cannuccia ai pezzetti di carta, cosa osserviamo? Osserviamo che la cannuccia riesce ad attirare, a tenere in sospensione i pezzetti di carta. Che conclusione possiamo arrivare? Arriviamo alla conclusione che strofinando la cannuccia con la lana, i due oggetti si sono scambiati cariche elettriche, cioè c'è stato un passaggio di elettroni. Come ben sappiamo, l'energia elettrica è una caratteristica molto importante per noi, infatti essa può essere trasportata attraverso i cavi per giungere nelle nostre abitazioni. Noi la corrente elettrica la utilizziamo tutti i giorni per i nostri elettrodomestici e per le nostre esigenze. Esistono dei materiali che lasciano passare con facilità la corrente elettrica e sono detti materiali conduttori, come il rame, l'oro, l'argento e gli altri metalli che fanno passare facilmente l'elettricità. Altri materiali invece oppongono tantissima resistenza al passaggio della corrente elettrica. Sono definiti perciò materiali isolanti, come ad esempio la plastica, il legno e il vetro. Questo è anche il motivo per cui, come vediamo qui nell'immagine, i fili elettrici sono il rame per far passare facilmente l'elettricità, mentre sono protetti con la plastica all'esterno. Quindi i fili elettrici sono buoni conduttori di elettricità, ma l'isolante di plastica presente all'esterno evita la dispersione di corrente. Accanto all'elettricità, alla corrente elettrica esistono altri tipi di elettricità, come ad esempio l'elettricità statica, che non è un'elettricità in movimento. La si può avvertire ad esempio quando prendiamo una piccola scossa, quando si scende ad esempio dall'automobile, oppure quando vediamo quelle piccole scintille, quando ci togliamo un vestito, un indumento. È l'elettricità statica che è stata accumulata e che si sta scaricando. Ad esempio, anche le scariche elettriche dei fulmini sono causate dall'elettricità statica, quindi è un tipo di elettricità che non è in movimento. Parliamo adesso della pila. La pila, come ben sapete, ha due poli, uno con carica elettrica positiva, l'altro con carica elettrica negativa. Infatti, troviamo sempre scritto il simbolo del più e il simbolo del meno. Quando i poli sono collegati, gli elettroni si spostano verso il lato positivo. Si genera così, si crea una corrente elettrica che fa funzionare gli oggetti in cui abbiamo inserito la pila. Quando la pila si è scaricata,
Questo flusso di elettroni, cioè questa corrente elettrica che si genera, finisce, termina, non serve più la batteria, la pila. La prima pila fu costruita intorno al 1800 da un italiano, Alessandro Volta. Egli che cosa fece? Mise uno sopra l'altro una serie di dischi di zinco e di rame, formando appunto la prima forma di pila, molto diversa da quelle che utilizziamo adesso. Li separò con strati di feltro, che è un tipo di stoffa, impregnati di acqua salata. Collegò il primo e l'ultimo disco della pila, uno fatto di zinco e uno fatto di rame, e li collegò con due fili di rame e misurò la corrente elettrica prodotta. Fu quindi la prima volta che venne creata la pila elettrica. Qui nell'immagine vediamo appunto la pila creata da Alessandro Volta e le pile che utilizziamo oggi per i nostri, ad esempio, giocattoli, per le nostre esigenze. Quindi, per concludere, cosa possiamo dire? Possiamo dire che gli atomi sono formati da elettroni, protoni e neutroni. Quando gli elettroni e i protoni sono nello stesso numero, allora l'atomo si dice neutro. Lo spostamento degli elettroni che cosa genera? Genera corrente elettrica. I metalli come il rame sono dei metalli, abbiamo visto, conduttori. La plastica, il legno e il vetro sono materiali isolanti. Per generare corrente elettrica si può utilizzare, come abbiamo visto proprio adesso, la pila. Un saluto, ragazzi, vi lascio la visione di video che riguardano l'energia elettrica che ho selezionato per voi. Un saluto, alla prossima lezione. L'energia elettrica è davvero fondamentale per il funzionamento delle nostre città ed è fonte di grande benessere per gli esseri umani. Grazie ad essa è stato possibile ideare alcuni dispositivi davvero importantissimi per migliorare le condizioni di vita sul pianeta. Al di là della luce elettrica e della sua diffusione nelle città e nelle singole abitazioni, l'elettricità è fondamentale poiché con essa si alimentano e si fanno funzionare la maggior parte dei macchinari che con un termine molto chiaro definiamo elettrodomestici. Grazie ad essi l'elettricità entra nella vita quotidiana delle persone e crea la comodità. Se allarghiamo il discorso all'elettronica, il quadro diventa davvero completo.
Anche i computer e tutte le apparecchiature digitali di cui oggi facciamo uso sono alimentate grazie a questa preziosissima forma di energia. Ma che cos'è concretamente? E come facciamo ad utilizzarla? Come incide sulle risorse del pianeta? Un futuro che guarda sempre di più alle energie pulite. Con quali tecnologie sopperirà alla fame di energia elettrica che dal XX secolo caratterizza la nostra società? I grandi e i piccoli perché? Perché cadono i fulmini? Quando cadono dal cielo, i fulmini causano stupore e paura. Ma perché ciò accade? I grandi e i piccoli perché? Perché cadono i fulmini? Non sono saette lanciate da Zeus, come credevano gli antichi greci, bensì potentissime scariche elettriche che si generano dentro le nuvole temporalesche. I lampi sono come strade luminose che le particelle con carica elettrica negativa, gli elettroni, compiono a gran velocità per raggiungere quelle a carica positiva, i protoni, che si trovano in prossimità del suolo. La forza che attrae particelle di carica opposta è talmente potente e irresistibile da rendere anche le molecole dell'aria, che in condizioni normali è un isolante elettrico, in grado di condurre elettricità. Questo processo si chiama ionizzazione. Le scariche ramificate di elettroni partono dalle nuvole a 100 km al secondo per arrivare a terra, dove ci sono i protoni che invece tendono a risalire. Le cariche opposte si vanno incontro e si uniscono in un punto a circa 10-20 metri dal suolo. Da qui le positive riescono a slanciarsi e risalire verso la nuvola alla folle velocità di 20.000 km al secondo, lungo il sentiero tracciato prima da quelle negative. Lo schiocco del fulmine, simile ad una frustata, è seguito dal suono roboante del tuono, prodotto dalla differenza di temperatura che si crea nell'aria, che passa dal velocissimo riscaldamento al passaggio della corrente all'altrettanto rapido raffreddamento subito dopo la scarica. Oggi hai imparato perché cadono i fulmini. Quanti strumenti che utilizziamo ogni giorno funzionano grazie alle pile elettriche? Telecomandi, orologi da polso e da parete, torce elettriche. Ma com'è fatta una pila al suo interno? Il primo a realizzarne una fu lo scienziato comasco Alessandro Volta nell'anno 1800. La pila di Volta era costituita da una serie di dischetti metallici di zinco e rame, alternati a dischetti di feltro, imbevuti di acido solforico. Normalmente, tra lo zinco e il rame, si stabilisce una certa differenza di potenziale, vale a dire una sorta di dislivello elettrico, che induce gli elettroni liberi a spostarsi dallo zinco al rame. Quando un numero sufficiente di elettroni è transitato, il dislivello si colma e il passaggio di elettroni si interrompe. L'acido solforico contenuto nella pila, però, provoca reazioni chimiche tali da far ritornare gli elettroni sullo zinco. In questo modo, la pila diventa in grado di generare un flusso duraturo di elettroni, una corrente continua. Per vedere all'opera una pila, dobbiamo inserirla in un circuito, cioè un percorso chiuso formato da un filo metallico, lungo il quale possano scorrere gli elettroni. Guardate per esempio questo circuito. Contiene una pila, un interruttore e una lampadina a incandescenza. La lampadina è spenta perché il circuito è aperto e al suo interno non può circolare corrente. Quando l'interruttore viene chiuso, nel circuito si stabilisce una corrente di elettroni messi in moto dalla pila. Anche il filamento metallico contenuto nella lampadina viene attraversato da questa corrente e di conseguenza si surriscalda e diventa luminoso. Le pile che usiamo al giorno d'oggi funzionano in maniera molto simile alla pila di Volta, ma non contengono liquidi. Per questo sono dette pile a secco.